in Milano. Quindi diciamo che c'è Terme sì o Terme no, il titolo dell'incontro di questa mattina. Dal 25 ottobre 2022 nulla si è saputo. Purtroppo no, noi vogliamo sapere, Terme sì o Terme no, c'è un punto interrogativo. Questo luogo è stato chiuso nel 2014, è stato lasciato totalmente in abbandono. Nel 2020 finalmente la società Romani ha acquistato i terreni, ha presentato all'inizio a voce un progetto molto interessante, molto importante. Questo progetto è andato avanti, il 25 di ottobre del 2022 è stato presentato alla città, la società Romani ha sempre sostenuto attraverso il suo amministratore delegato che è l'avvocato Maurizio Natali l'importanza di conoscere l'indice di gradimento dei cittadini e della città. È fondamentale per loro, per questo progetto, i cittadini e la città è stata coinvolta in tutto questo e per questo noi chiediamo delle risposte che ad oggi non sono arrivate, perché dopo la presentazione del rendering il 25 di ottobre 2022 a Fano, a tutta la città, non sappiamo più niente di quello che saranno le nostre terme e il progetto che c'è al suo interno. E questo silenzio ci dà molto da pensare, perché noi aspettavamo dei forti segnali da parte di tutti quanti e soprattutto segnali di riapertura che non stanno avvenendo. Purtroppo, come potete ben vedere, c'erano state tante aspettative, tante promesse che non sono state mantenute. Anche la riapertura del parco. Questo parco è un parco con alberi secolari. Noi ci aspettavamo che appunto venisse ripristinato quanto prima e tra l'altro ci si aspettava pure che venisse fatta una recinzione ad opera d'arte, perché purtroppo all'interno di questo parco comunque continuano ad entrare, quindi c'è un ingresso di estranei. Tra l'altro il luogo è importante anche perché è di attrazione per gente che potrebbe venire da fuori. Assolutamente sì, come lo è sempre stato ai tempi d'oro, cioè quando le terme erano aperte. E quindi noi adesso vediamo tutto questo stallo, questo silenzio che chiaramente non piace perché ci aspettavamo tanto. Sicuramente c'è un problema politico dietro, abbiamo le amministrative proprio alle porte, quindi sicuramente questo incide tanto. Ciò che mi auguro è che una volta che ci appianiamo a livello politico poi magari riparta tutto quanto, perché è ciò che mi auguro in qualità di presidente del comitato e tra l'altro una cosa che comunque continuerò assolutamente a fare è quella di continuare a vigilare anche successivamente in modo tale che tutte le cose vengano fatte a regola d'arte. Questa è una struttura importante da valorizzare soprattutto anche dal punto di vista economico. Soprattutto dal punto di vista economico, perché dopo le tante promesse fatte 8 mesi fa nel mese di ottobre con la presentazione del progetto, chiaramente l'impatto sulla città sappiamo cosa potrà essere nei prossimi anni dal punto di vista turistico, ma quello che interessa oggi i cittadini fanesi e soprattutto quelli di Carignano è quello di sapere come mai non viene il degrado che c'è in questa zona, assolutamente inconcepibile, almeno una sistemazione di tutta l'area, perché non è accaduto niente in questi 8 mesi. Infatti a tal proposito i cittadini ad oggi non hanno più notizie, quindi che prospettive ci saranno? I cittadini come gli operatori economici sono in attesa di capire gli sviluppi di questa importante area, perché l'indotto che potrà essere coinvolto in questa operazione è tantissimo, si parla di turismo, si parla di attività economica, si parla di collegamento entroterra città. E quindi questo impasse, questo oblio che si è creato ci mette molta preoccupazione.